Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochierino in questo nuovissimo video su una mod di Doki Doki. Intanto ci tengo a ringraziare Ninjone per il regalo che mi ha fatto perché mi ha regalato Doki Doki Literature Club Plus, per cui sarà molto probabile, ragazzi, che porterò le storie aggiuntive ufficiali che sono uscite appunto con Doki Doki Plus. Per cui grazie ancora Ninja, grazie a tutti voi ragazzi per il sostegno che state lasciando a questi video. Vi ricordo che appunto il sostegno con i like è assolutamente fondamentale, per cui vi invito, se il video vi piace, a lasciare un bel pollice in su. E quindi eccoci qua, l'ultima volta abbiamo portato una mod che mi ha turbato non poco perché riguardava principalmente Sayori. Voi sapete quanto l'argomento Sayori sia delicato per la sottoscritta, mi sembra di aver capito che è delicato allo stesso modo per diversi di voi, e quindi è stata veramente dura, ragazzi. Queste mod si stanno rivelando veramente pesantine. Quest'oggi giochiamo quella che si chiama Examination. Chiaramente vi ricordo che io le gioco in spagnolo perché le traduzioni in italiano, ragazzi, praticamente non le fa nessuno, quindi io mi trovo molto più comoda a tradurre dallo spagnolo. Come potete vedere dal menu principale, ragazzi, non c'è musica, non ci sono personaggi, non c'è niente, e il menu fa questo rumore qua quando si passa col mouse sopra le scritte, per cui non lo so, le premesse sembrano un pochettino dovrebbe essere comunque relativamente corta, quindi forse insomma dovrebbe concludersi tutto in questo unico video. Ogni volta che devo incominciare, ragazzi, è pesante, è dura, vi giuro, è pesante incominciare. Non ho la minima idea di cosa questa mod tratti e non so a cosa stiamo andando incontro, per cui siamo pronti, teniamoci forte per mano e andiamo ad iniziare. Introduciamo il nostro nome, ovviamente, utilizzo il mio nick. Cominciamo benissimo, cioè quest'oggi non è che ci indorano un po' la pillola prima di... No, 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 ci buttano direttamente nella merda. Ottimo. Benvenuto all'esame. Sono contento che tu possa essere con noi oggi. Questa prova è pensata per aiutarti a capire le tue paure più profonde e oscure. Oh mio Dio. Ottimo, non vedo l'ora. Tutte le domande di questa prova sono state provate da più partecipanti, insomma, le hanno provate diverse persone. Non abbiamo notato alcun problema durante la prova stessa, quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi. Te devo credere sulla parola? Cioè io te dovrei credere sulla parola? Te devo credere? Te devo credere? Vuoi ancora continuare? Direi di sì. Bene, cominceremo con alcune domande di calibrazione. Non so cosa si intenda per calibrazione, ma vabbè. Per favore, rimani seduto e tieni i tuoi occhi sullo schermo tutto il tempo. Facciamo un respiro profondo, ragazzi, perché veramente allora qua mi parla di analizzare le paure più profonde e oscure, cioè, e mi dice di tenere gli occhi fissi sullo schermo. Io, raga, veramente già sto iniziando a preoccuparmi. Sono un minuto che abbiamo iniziato? E non lo so. Quanti secondi ha un minuto? 60. Quanti minuti hanno un'ora? 60. Cos'è che ti fa più paura? I muratori che devono rompere i coglioni ogni qualvolta io sto qua a registrare. È questo che mi fa più paura. Allora, fra queste cose, ragazzi, io vi chiedo scusa per i rumori di sottofondo, però non posso farci niente, non posso aspettare che smettano. Fra queste paure, quindi ci indicano pagliacci, le persone, gli aghi, l'oscurità. Niente, niente mi fa paura, ma fra queste cose qua direi che quasi quasi sono più le persone, per assurdo. Persone. Che strano. La gente è quello che più ti fa paura? Beh, questo è abbastanza interessante. Che cosa preferisci? Sapere quale sarà il giorno in cui morirai o sapere come morirai?
Conoscere il giorno della propria morte, ragazzi, secondo me renderebbe la vita un'agonia. Quindi, se devo scegliere fra le due, scelgo sapere come morirò, anche se comunque, secondo me, uno non dovrebbe sapere nulla della propria morte. In questo momento stai giocando ad un gioco? Se vogliamo definirlo un gioco, magari qualcuno si offende se lo definisco un gioco, non lo so. Sì. Sei sicuro che sia un gioco? A questo punto delle cose, guarda, mi verrebbe da rispondere di no, però resto sul fatto che sì, è un gioco. Calibrazione completata. La prova comincerà adesso. Ottimo, quindi non era manco l'inizio. Sei seduto da solo, guardando un film dell'orrore al buio. Improvvisamente senti dei passi dietro di te, però non c'è nessuno. Ok ragazzi, mi sta salendo l'angoscetta, mi sta cominciando a salire quell'angoscetta, non so voi ma a me mi sta salendo. Tu ignori il rumore, controlli la stanza al buio, accendi le luci e controlli la stanza. Accendo la luce e controllo la stanza. Tuo migliore amico vuole parlarti di qualcosa di importante. Lo sdos, perché parla al plurale? Cioè non lo so, vabbè, comunque entrambi vanno in un angolo della stanza e confessa che ha una malattia mentale grave. Tu, ma che cazzo di risposte sono? Lo aiuti a uscire, lo ignori, dici che non ti importa e aspetti che muoia. Cazzo significa? Cioè, tutte e tre non mi piacciono. Proviamo a mettere la più cattiva così a caso, anche se non sono d'accordo. Ignorarlo. Strano, molto strano. Che cosa è strano? Hai l'opportunità di tornare indietro nel tempo per cambiare qualcosa del passato. O potresti visitare il futuro. Hai l'opportunità di aggiustare, quindi di rimediare agli errori del passato. Oppure potresti vedere com'è il tuo futuro. Rischieresti? Giocare col tempo non è una cosa da poco e comunque può essere una cosa molto pericolosa, per cui gli errori del passato sono cose del passato, ragazzi, quindi cercare di aggiustare cose del passato non avrebbe senso e vedere il futuro a che pro? Quindi io direi no. Esisti senza corpo? In che senso? Se è una domanda tipo molto generica riguardo il credere nell'anima, te dico di sì, però non so che significato abbia questa domanda, sinceramente. La nostra realtà è solo una simulazione. Siamo in Matrix. Mi sei d'accordo con quello che è stato appena detto? Molti credono che sia così. Io sinceramente direi che non lo so. Non risponderei né sì né no. Quindi vabbè, se si vuole essere un po' più scettici, dico no, però non è proprio la mia risposta sincera. Stai camminando per strada quando vedi un'ambulanza parcheggiata davanti alla casa dei tuoi amici. Il tuo amico viene correndo verso di te dalla casa chiedendoti aiuto. Tu, lui mi sta chiedendo aiuto, perché io gli devo chiedere aiuto? Por favor. What? Non mi è chiaro, ragazzi. Non lo so, raga. Non sto capendo il senso di queste domande. Rispondo, aiutami. Salve, puoi ascoltarmi? Mi senti? Aiutami per favore. Questa secondo me è una cosa pensata, almeno credo. Quindi ok, ricomincia con successo, sta riproducendo una nuova scena. Continuiamo bene, benissimo. Se scrivendo il nostro coto non capisco una parola di quello che dici. Quindi caricando il personaggio, Sayori. Caricato con successo. Perché ci devono sempre mettere in mezzo Sayori, porcaccia la miseria? Ah, giocherina, stai bene? Beh, credo di sì. Ah, sento un dolore acuto che mi percorre la testa. Mi sono sentito un pochettino nauseato, comunque, cioè un attimo mareato, ragazzi, può voler dire anche tipo, sai, quando ti senti un attimo confuso per un secondo. Che diavolo è successo? Il dolore diminuisce dopo qualche secondo. Lasci che vada a prenderti un po' d'acqua. Sayori, sto bene. No, non stai bene. Smettila di fingere come se stessi bene. Andrò a prenderti un po' d'acqua, resisti. Sayori si alza, ma la afferro dal braccio prima che possa andarsene. È stato un dolore
rapido. Non lo sento neanche più, è tutto a posto, Sayori. Questo è stato un po' mentire. Sento ancora il dolore, però non è così forte come prima. Sei sicuro? Posso aiutarti? Sto bene, Sayori. Lo prometto, te lo giuro. Va bene. Sayori torna a sedersi sulla sua sedia. Afferra la sua piuma e comincia a scrivere su un pezzo di carta. È stata a fare questa stessa cosa durante gli ultimi 30 minuti più o meno. Che cosa stai scrivendo? Oh, è un segreto. Dai, andiamo. Posso almeno dargli un'occhiatina? No, tutto verrà svelato presto. È qualcosa su cui sono stata a lavorare per un po' di tempo. Hehehehe. Beh, non vedo l'ora di vederlo allora. Sayori? Senti come se ci mancasse qualcuno. No. Chi credi che ci manchi? Io non lo so. Ho solo una strana sensazione, sai? Sembra che ci manchi qualcuno di importante. Non ci manca nessuno, giocherina, non preoccuparti. Bene, solo affinché tu sia sicura, tranquilla. Natsuki, tu, Yuri, chi altro? Manca Monica. Posso giurarti che non ci manca nessuno. Lei già non esiste. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non sono mai pronta per questi glitch di merda. Non manca nessuno. Credimi. Ok. Quindi... Com'è andata la tua giornata, Sayori? Oggi non ti ho visto molto, a parte la nostra passeggiata fino a scuola. Intendi quello che sta davvero succedendo qui? Lo stai trattando come una specie di gioco. Questo non è un gioco. Se sbaglio sta diventando tutto oscuro. Morirai qui. Sta diventando tutto buio. Sai, è divertente. La persona che mi ha fatto tutto questo, la persona che ci ha fatto tutto questo, è la persona che è troppo spaventata per uscire e ammettere i suoi sbagli. Dopotutto... Non valgo niente e dovrei suicidarmi. Ti meriti tutto quello che ti succede. Sei un mostro. È sempre dura, ragazzi. Chiedo scusa per il fastidio. Sembra che ci sia una falla nel sistema. Tutto dovrebbe essere a posto. Se hai sperimentato qualcosa di strano, per favore, fallo sapere alla fine della prova. Ah, siamo tornati qua. La prova continuerà adesso. Dai. Pensando alla stanza in cui sei adesso, è morto qualcuno lì? Dai, non me fate di... Ancora no, ma che cazzo, regà! Dai! No, regà, a me ste cose mi angosciano. Sei preoccupato? Beh, pare che leggono nel pensiero. Adesso ti mostrerò un'immagine. L'immagine non si muoverà. Dopo averti mostrato l'immagine, mi piacerebbe che mi dicessi che cosa te ne sembra. Ho paura. Ho paura.
come ti ha fatto sentire l'immagine. Paura, motivato, infastidito, spaventato, niente. Io direi spaventato. Adesso ti mostrerò una poesia. La poesia può commuovere. Di Sayuri. Come ti ha fatto sentire la poesia? Qua dice: spero che tu arda all'inferno, spaventato, ansioso, molesto. Direi ansioso, però cioè, raga, lo sapete. Lo sapete. Alcuni risultati sono molto inusuali fino ad ora. A partire da adesso, le domande potrebbero essere un po' più intense. Vuoi ancora continuare? O sì o sì, purtroppo devo cliccare sì. Bene. Oddio, questionare che, in che senso te questiona la tua esistenza? Boh, raga, potrebbe voler dire ti domandi sulla tua esistenza, ma non capisco il senso. Comunque, sì. Che sto facendo? Questa è una tortura. Non posso continuare a fare questo. Per favore, lasciami andare. Ti sei domandato qualche volta quando morirai? Sì. Se improvvisamente sparissi, verrebbe a cercarti qualcuno? Io penso di sì. Hai degli amici? Sì. Ti fidi dei tuoi amici? Visto quanto sono pochi, direi che sono fidati, quindi sì. Sei contento della tua vita in questo momento? Sì. Raga, non so a voi, ma a me sta cosa, ve giuro, cioè, mi mette ansia, nonostante non stia succedendo niente di che. È ansiogeno tutto questo. Nel gioco il toc toc e mi ha fatto stracagare addosso, ragazzi. Ti senti isolato nel posto dove sei? No. Non posso respirare. Non posso scappare. Lasciami andare. Ma che cazzo. Ti senti a tuo agio nella tua stanza ora? Non più. No. Bene, non c'è niente di cui preoccuparsi. Non ci sono invitati inaspettati nella tua stanza. Comunque, lo prometto. Le tue recenti risposte indicano che potresti essere a rischio di una reazione di stress acuta. Ho bisogno che ti calmi. Sì, è una parola. Come quando stai incazzato nero e ti dicono garmade. Sì, sì. Col cazzo. Quindi prenditi qualche momento per respirare. Pronto? No. Effettivamente no. Bene. La musica può aiutarci a rilassarci. Questa musica non mi aiuta a rilassarmi, mi fa venire un attacco di panico. Quindi ti penti spesso delle tue decisioni della vita? A volte sì, da alcuni punti di vista. Vedi spesso cose che non sono realmente lì? No, no. Mi sono costretta a rispondere a volte, vabbè. Sei una persona coraggiosa?
In questo caso direi sono un codardo, quindi se sono una codarda direi che è abbastanza corretta, perlomeno per questo ambito, guarda. So che lo sei, diceva, ho fatto in tempo a leggere. Ha senso la vita? Immaginerete che l'ultima vuol dire no, voglio morire. Cioè, ragazzi, oh, questa cosa è s'atterradora, ve lo dico in spagnolo, nel senso è terrificante. Sì. Escucha. Se puoi leggere questo, fermati. Ok? Facendo ripartire il gioco. Non ho molto tempo. Ho bisogno che mi aiuti. Non credere a nulla di quello che ti dice. Non credergli. Oddio, desmoronarsi. Ok, immaginavo. Scusate, ragazzi, ovviamente non so proprio tutti i termini. Per sicurezza vado a vedere, quindi questa realtà si sbriciola. Ti fidi di me, vero? No? Neanche un po'? Cerca di resistere come puoi. Le cose potrebbero iniziare a complicarsi un po'. Ancora? Ancora più complicate? Non è stato abbastanza terrificante fino ad ora? Eh? Ti mostrerò una scena che ho generato. Non so se all'azar vuol dire tipo random o una roba del genere. Per favore, studia la scena con attenzione. Fa anche quello che vuoi, ma non togliere gli occhi dallo schermo. Dopo esserci dedicati alla spesa per più di 30 minuti, finalmente riusciamo a tornare a casa. E quindi mi lascerai fare questo da solo, tutto solo? Sì, ho altre cose da mettere a posto nel salotto, insomma. Guardo Natsuki con curiosità. Tipo cosa? Natsuki mi sorride dolcemente. Devi aspettare e vedrai. Quindi Natsuki salta allegramente fino al soggiorno. Intanto metto a posto il resto della spesa. Una volta che ho finito, seguo Natsuki in soggiorno. Entro e la trovo allungata sul divano con un manga fra le mani. Penso di non averlo visto quel manga prima di adesso. Mi vede entrare e si siede con un sorriso sulla faccia. Vuoi leggere con me? Mi mostra il libro con un enorme sorriso in viso. Ovvio. Bene. Perché ti avrei colpito se avessi detto di no. Ah, sarebbe meglio che fosse migliore dell'ultimo che abbiamo letto insieme. Fidati di me, questo è incredibile. È molto meglio di tutto quello che abbiamo letto. Mi intriga. Sarà meglio che questa volta lo legga con me invece di restare lì seduto. Ti domanderò alla fine del libro. In che senso? Vabbè. Molto bene, allora, incominciamo. Natsuki mi dà il libro e mi siedo vicino a lei. La portata sarà la copertina, credo, quindi il libro, insomma, ci mostra quattro tipiche ragazze di scuola sulla copertina. All'aprire la prima pagina, sento la testa di Natsuki appoggiata sulla mia spalla. Non me lo aspettavo. I battiti del mio cuore iniziano a farsi più forti. Mi sorprende che Natsuki non possa sentirli. Faccio finta di niente e continuo a leggere il libro, cercando di ignorare il fatto che Natsuki stia riposando su di me. È passata un'ora, forse anche un po' di più. Natsuki non ha parlato praticamente per nulla e quindi penso che sia addormentata su di me. Effettivamente, posso sentire il suo respiro lento e dolce che indica appunto a dimostrare che sta dormendo. Da quanto tempo si è addormentata? Immagino che non importi più di tanto. Chiudo il libro e mi alzo lentamente, muovendo la testa di Natsuki. Facendo questo, metto un cuscino sotto la sua testa e la guardo. Quanto sono fortunato per avere una ragazza così. Mi siedo sul divano davanti e diversi pensieri, insomma, si incrociano nella mia testa. Mi sento un po' male per Yuri, in realtà. Le avevo promesso che avrei passato del tempo con lei questo fine settimana.
Sono sicuro che sta bene. Probabilmente potrò passare del tempo con lei domani. Mi allungo sul divano e accendo la TV. Finalmente, la stanchezza vince e mi addormento. Ma che c'entra tutto questo con Giocherina? Mi sveglia il suono della voce di Yuri. Oh, mi dispiace Yuri. Devo essermi addormentato. Ah, è tutto a posto. Non hai dormito bene stanotte? No, ho avuto una notte abbastanza lunga. Speriamo che non mi domandi perché ho fatto tardi. Come? Merda. Mi sono chiuso tantissimo su un programma che stavo guardando ieri sera e ho perso la nozione del tempo. Effettivamente non è vero. Ah, capisco. Yuri mi guarda con un enorme sorriso sulla faccia. A volte i libri mi fanno lo stesso effetto. Se un libro mi interessa davvero, mi fisso così tanto che riesco a dimenticarmi anche di dover andare a letto. Però non mi importa, perché dopo aver letto un libro ed essermi messa subito a dormire, non posso evitare di pensarci e quindi lo sogno addirittura. Non ho mai visto in vita mia nessuno così ossessionato con i libri. Sembra tanto appassionata. È questo quello che mi piace di lei. Davvero mette in marcia la tua immaginazione e posso addormentarmi anche più velocemente. Un libro che ho letto di recente si chiama Progetto Libitina. Si tratta di umani che sono inviati in un centro di prove nel quale sono esaminati e convertiti, quindi trasformati in creature orribili. Se pone mejor quando... Yuri si accorge improvvisamente di quello che insomma stava facendo e attiva la sua modalità di timidezza. Ah, mi dispiace, mi sono lasciata trasportare. Yuri, non preoccuparti, insomma è piacevole ascoltare anche quest'altra parte di te. Yuri mi sorride. Quando non è timida è molto divertente parlare con lei. È una pena che non lo faccia tanto spesso. Bene, tutti quanti. È ora di finire la riunione del club. Ci vediamo domani? Non dimenticatevi di portare le vostre poesie per domani. E così Yuri raccoglie le sue cose, mi sorride ed esce dalla sala del club. Escabuirse? Non ho la minima idea. Sgattaiolare. Riesce anche Natsuki a sgattaiolare via. Sayori e io rimaniamo in piedi, scomodi, durante alcuni secondi. Allora, ce ne andiamo? Aspetta un secondo. Perché non potevi lasciarci andare? Perché ci hai fatto del male? Lasciaci andare. Pronta, andiamo. Bene, entrambi usciamo dall'aula, chiudendo la porta dietro di noi. Ecco Monica. Non lasciarmi, per favore. Che ne è sembrato della scena? Non mi è piaciuta. Interessante. Capisci alla fine perché sto facendo tutto questo? No, in effetti no. Sto facendo questo per proteggerle. Già non sono più la stessa persona. In che senso? Ti ho fatto fare questa prova per vedere se fossi cambiato oppure no. Per permetterti di tornare alla realtà in cui vivi. Ma chi doveva cambiare? Perché? Ho cambiato, sono cambiato, scusate. Ovvio. Ho appreso dai miei errori. Ascolta, stiamo arrivando alla fine dell'esame. Voglio che sia sincero a rispondere a queste domande. So quando stai mentendo. Per favore, lasciami andare. Non fino a quando abbiamo finito l'esame. Per favore, lasciami in pace mentre preparo le domande. Bene, andiamo. Le rose sono rosse, questo è il mio finale, la realtà è una simulazione, è colpa tua che lei sia morta. Se ti dicessero la verità sulla tua esistenza, lo negheresti per ricevere una risposta migliore? No. Se il tuo amico più vicino fosse in pericolo, lo aiuteresti? Ovvio. Sì. Sei qui con noi in questo preciso momento? Sì. Mi fa piacere sentirlo. Potrei averti chiamato con il nome del tuo computer, però ho pensato che fosse troppo personale. Giocherina, lascia che ti domandi qualcosa.
Credi che dovrebbe essere liberata per quello che ha fatto? Si starà riferendo a Monica? Non so se si riferisce a Monica. Non so di chi stia parlando, non so di a quali eventi si stia riferendo. Se è Monica direi di no, sinceramente. Bene, lei ha causato tutto. Nulla di questo sarebbe accaduto se lei avesse... Mi sto lasciando trasportare. Mi dispiace, non è colpa sua. Tutto è colpa mia. Questo non sono io, Monica. Continuiamo con le domande di... Buh. È vero o falso che gli assassini sempre se la cavano? Non so se è questo che vuol dire, però andando per esclusione, beh, non è sempre vero. Sai che sto cercando di aiutarti? No? Bene, adesso lo sai. A è AB, come C è una scappatoia, perché? Proviamo così. Lo capisci? No? Infatti, sei tu che mi hai lasciato dire sì! Ho detto no! Bugiardo! Nell'immagine prima diceva tu hai fatto questo. Mi impauriscono, ovviamente, perché dice che pensi delle due immagini che hai appena visto? Mi impauriscono. Ti stai divertendo? No, per niente. Te lo chiederò per l'ultima volta. Stai giocando ad un gioco in questo preciso momento? Sì. Sei sicuro che sia un gioco? Non meriti di stare qui? Credi nei fantasmi? Che sono sempre ragazzi sul non lo so. Sì. Mi interessano i tuoi recenti risultati. Non ho letto quello che c'era. Siamo arrivati alle ultime tre domande dell'esame. Questo non sono io. Lo giuro, nulla di questo sono io. Sta prendendo il controllo. Non rimane molto tempo. Questa realtà si sta sbriciolando. Il mio tempo sta per finire. Questo deve finire. Mi dispiace. Per favore, aiutami. Mi dispiace per i problemi. Ti rimangono tre domande. La tua partecipazione è stata adeguata, scusate. Queste sono le ultime tre domande dell'esame. Hai capito? Alla fine i tuoi errori? Sì. Hai capito che ho fatto questo per una buona ragione? No. Ultima domanda. Perché Monica? Ho fatto tante cose orribili e ripugnanti. Lo capisco adesso. Ero troppo ossessionata dal mio potere. Ero troppo ossessionata per averti. Per avere un futuro con te. Però ho trascinato le cose troppo in là. Questo mondo era qualcosa al quale mai avrei dovuto prendere parte. E l'ho rovinato in tutti i modi. Ho fatto del male a tutte le mie amiche. Tutto è stato colpa mia. Nonostante tutte le cose orribili che ho fatto, erano comunque mie amiche. Erano persone che amavo. Sono stata egoista. Ho detto a Sayori di suicidarsi. Mi sono messa nei suoi archivi.
Lei non si è suicidata. L'ho uccisa io. Ho fatto lo stesso con Yuri e con Natsuki. Ho fatto tutto questo per stare con te. Non mi sono mai sentita male per nulla di quello che ho fatto, nonostante avessi dovuto. Alla fine, ho quello che volevo. Te. Ma ho pagato il prezzo di uccidere tutte le mie amiche. Quando ero nella sala, parlando col giocatore, il pentimento improvviso mi ha preso. Mi sono resa conto di quello che avevo fatto. Mi sono resa conto che non erano solo personaggi di un gioco, erano le mie amiche. Il giocatore mi ha eliminato e tutto è cambiato. Mi sono resa conto che davvero mi mancavano. Mi mancava l'attitudine spensierata di Sayori, mi mancava il lato carino di Natsuki, mi mancavano le conoscenze incredibili di Yuri, mi mancava il club di letteratura. E tutto è stato colpa mia. Che succede con me adesso? Questo stesso pensiero girava e rigirava nella mia testa. So che non ti fidi più di me, però finalmente ho capito cosa ho fatto di male. Tutto è stato colpa mia. Sono stata egoista e implacabile. Voglio tornare. Voglio rivederle. Tornare ad essere nel club. Essere di nuovo a casa. MC, giocherina. Mi dispiace davvero di cuore per tutto quello che ho fatto. Spero che possiate perdonarmi. Magari non oggi, né domani, ma spero che un giorno o l'altro troverete dentro di voi un modo di perdonarmi. Entrambi. Io... Dopo tutto quello che ci hai fatto, dopo tutto quello che hai fatto loro, è terribilmente difficile perdonarti. È difficile lasciare che tu torni. Ma dopo questa storia, mi sento male. Ti ho torturato con questa prova solo per provare a farti cambiare. Ho fatto la stessa cosa che hai fatto tu. Mi sono ossessionato troppo col mio potere. Sapere che tutto questo era un gioco mi ha fatto farti questo. Ma mi sono sentito strano. Non mi sono mai sentito come mi sento oggi dopo questa prova. Era come se qualcosa stesse prendendomi il controllo. Questo terzo occhio, mi sembra che tu lo chiami. Ho cercato di liberarmene, però mi ha mantenuto... cioè, stretto. Forse sono pazzo, ma certamente non si sentiva come me. Mi ha fatto rivivere l'orrore. Non stavo pensando in maniera giusta. Sento che dovrei essere io quello... che deve scusarsi con te. Monica, mi dispiace per averti fatto rivivere tutto questo di nuovo, per sottoporti ad una prova solo per vedere se fossi cambiato o no. È stato egoista da parte mia. Se la storia è davvero vera, se la storia è realmente vera, allora ti perdono. Non c'è bisogno che tu chieda scusa. In primis è stata colpa mia che tutto questo succedesse. Ma sono contenta che tu abbia trovato dentro di te il modo di perdonarmi. Quindi grazie. Giocherina, voglio chiedere scusa anche a te. Hai sperimentato tutto. Ho fatto del male alle tue amiche. Davvero, mi dispiace. Con un po' di fortuna, magari un giorno anche tu potrai perdonarmi. L'esame finisce qui. Non ci sono altre domande. Ma adesso che? Può darsi che non ti piaccia l'idea, però... penso che potremo iniziare di nuovo. Che vuoi dire? Che ricominciamo il gioco? Già non bisogna mettersi negli archivi del gioco. Basta danni agli altri. Lascia che il gioco si svolga come è giusto che lo faccia. Monica, non sono sicuro che sia... Non preoccuparti. Sono cambiata. Non lo farò più. Non farò più loro del male. Lo prometto. Ma ho bisogno che tu ti fidi di me se faremo questa cosa. Non posso credere che questo stia succedendo di nuovo. Mi fido di te, però non sono sicuro di questo. Ti prometto che non toccherò la console né mi metterò nei tuoi archivi. Devi fidarti di me, ok? Immagino di sì. Grazie. So che non sei ancora felice di me,
ma proverò a ricompensarti. Prometto che mi impegnerò al massimo per non ripetere gli errori dell'ultima volta. Anch'io. E spero che tutti possiamo avere un'esperienza tranquilla. Suppongo che dobbiamo sperare che sia così. Prima di andarcene, giocherina, grazie. Sei passato attraverso tutto quello che abbiamo fatto. Probabilmente sei quello che più ne ha risentito, quindi ci dispiace. Come ha detto Sayuri prima, torna a trovarci qualche volta. Speriamo che il gioco torni alla normalità. Grazie. Sono pronti? Certo. Congratulazioni, hai completato l'esame. Quindi quello era l'inizio di Doki Doki Literature Club, quando insomma ci raggiunge Sayori. Grazie per partecipare, addio. Che dire, è stato bello alla fine perché ci hanno voluto dare una nuova immagine di Monica. Una Monica che si è resa conto di quello che ha fatto, che si è pentita di quello che ha fatto e che vuole rimediare i suoi errori. Quindi credo che questa sia una bella cosa. Mi è piaciuta molto, ma a parte comunque l'angoscia, l'orrore, quindi comunque sono riusciti a farla bene nonostante la maggior parte del tempo, ragazzi, appunto, sono lì che ti fanno domande e ti fanno rispondere. Ma ne è valsa la pena, è stata davvero bella. Diciamo che hanno fatto sì che anche Monica, alla fine di tutto, potesse riscattarsi. Chiaramente, ragazzi, aspetto un vostro parere su questa mod qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Dopo do a tutti ragazzi da Giovinino. Ciao!